Io tra l'altro, rispetto al mio lavoro, ho anche uno scoop, perché io sono la bambina che viene salvata nel film I pompieri, sono io, quindi... momento, stai parlando di quel pompieri? Quel pompiere, cioè sì, si sta parlando di Christian De Sica? Esatto. Ma chi c'era poi? Massimo Boldi, Lino Banfi? Luigi Toniacci. Paolo Villaggio, no? Paolo Villaggio, mi sa di sì. Paolo Villaggio, Moana Pozzi, ha interpretato anche il ruolo di, sì, la moglie di Ruoppo. Vabbè, ma allora è chiaro che poi nel tuo destino, cioè ti hanno creato qualcosa dentro, per cui poi tu hai voluto fare il pompiere. Io lo dico sempre, era scritto nel mio destino, ragazzi. Ma scusami, ma è una scena che si trova, adesso io pompieri mi ricordo il film, ma non ho proprio la sceneggiatura davanti agli occhi. È una scena che si recupera facile su YouTube? Sì, assolutamente sì, è il momento in cui la bambina viene salvata in un hotel in fiamme e c'è la canzoncina White Boys, aspetta. Esatto, loro cantano tutti insieme questa canzone, Ricky Tognazzi mi prende in braccio e mi salva. Aspetta, eccola qua. Aspetta, adesso sto vedendo Andrea di Gigi Andrea che salva una donna, ma mi sa che ci sei anche tu dentro. Vedrai che la scena dopo. Aspetta. Allora, c'è Paolo Villaggio che cade da una scala, però con la pompa dell'acqua lo tengono su. C'è Ricky Tognazzi. Vado avanti? Vai avanti. Ah, c'è Massimo Boldi che fa il cronista d'assalto. Aspetta, qua ci sono le fiamme. Andrea di Gigi Andrea che salva una donna. Vediamo un po'. Ah, senti che piange. Sei tu che piangi. Sì, sono io. Buono, stai dietro nella stanza 252. Stai tranquillo, stai buono. Aspetta, guarda, e vediamo un po'. Ragazzi. Ecco, De Sica, delicatissimo, che arriva, sì. Non vuole aprire. Sfondiamo la porta. Vai, aspetta. Ecco, stanno sfondando, sì. Intanto Andrea continua a fare l'amore con quella là. Eccola lì, che bel sorriso. Che bel sorriso, Katia. Grazie. Che bel sorriso salvato, ma che meraviglia. Va bene, ti ringraziamo e ti mandiamo un bacio. Grazie mille, è stato un piacere, ragazzi. Piacere nostro, buona giornata. Ciao.